Konnichiwa! Ciao a tutte ragazze e ragazzi, come state? Io molto molto bene. Oggi sono qua per fare un nuovo video e oggi fare il video What's on my iPhone. Sono un sacco felice, tra l'altro avevo già fatto questo video, solo che adesso a distanza di vari mesi ovviamente ho aggiornato tante cose diverse. Quindi mi raccomando, guardate tutto il video, anche perché vi dirò una cosa molto importante riguardante la mia linea di moda. Allora, appunto questo qua è il mio telefono ed è un iPhone 11, vi ho fatto già il video appunto dove ve lo facevo vedere. Adesso a distanza di mesi vi farò un altro What's on my iPhone. Ho questa cover qua, che è tipo tutta fatta in questo modo. È un iPhone 11 in bianco, molto semplice. Allora, prima di tutto, come schermata wallpaper iniziale abbiamo la ciliegia stella. Per chi non lo sapesse, è il simbolo della mia linea di moda, polvere di stelle, appunto la ciliegia stella. Tra l'altro ci sono anche gli sconti, dopo vi faccio vedere tutto bene. Allora, poi abbiamo appunto la schermata iniziale, dove abbiamo appunto tutte queste applicazioni. Prima di tutto queste qua, che sono tutte quelle preinstallate da già Apple, quindi un attimo inutile farvele vedere. Abbiamo però, voglio parlarvi un attimo di questa casella, soprattutto di questo, che è appunto polvere di stelle. Questo mi collega direttamente al sito della mia linea di moda e quindi appunto vediamo che c'è la spedizione gratuita dei 50 euro in su. Vi faccio vedere un attimo, vi spiego un attimo. Allora, io sono andata sul sito polvere di stelle. Io ho appunto un iPhone, quindi questa cosa si può fare, però non so se tipo su Samsung Highway si può fare questa cosa. Allora io clicco qua e mi dice aggiungi alla schermata home, clicco qua e faccio aggiungi. Poi possiamo cambiare anche il nome, l'ho chiamato polvere di stelle, quindi poi abbiamo sempre il sito, si chiama copertina, no, segnalibro, quindi così appunto vado a creare. Come vedete appunto è scritto un sogno positano, polvere di stelle, guardate tutte le fotografie, parliamo un attimo. Poi sono tutte le collezioni, volevo parlarvi proprio di questo. Prima di tutto vi arriverà in questi packaging qua, che vi ho già parlato tutto bene, vi ho fatto vedere tutto in un video a parte, vi lascio qua linkato. Però adesso volevo parlarvi di una cosa, che adesso se andate sul sito polvere di stelle collection, se cliccate qua potete vedere appunto home, vedete prodotti. Come vedete ci sono un sacco di sconti, come vi ho già detto, tantissimi sconti, dal 30% al 40%. Quindi mi raccomando, andate a vedere perché ci sono degli sconti fantastici. Tra l'altro volevo anche dirvi che sono gli ultimi pezzi, quindi mi raccomando andate a dare un'occhiata, perché molti stanno già finendo appunto, molti sono già finiti, molte taglie, come potete vedere se andate sul sito. Ritornando a noi, adesso vi faccio vedere quello che c'è sul mio telefono. Abbiamo l'applicazione, quella lì, Wind3, che è del mio gestore. Adesso abbiamo scuola, dove c'è file, perché mi servivano per le video lezioni. Dovevo mandare i compiti su appunto Classe Viva, che posso vedere tipo i voti, tutti i compiti che mi assegnavano, specialmente quando era il fatto che facciamo le video lezioni, me le assegnavano sempre qua, quindi era necessaria davvero. E quindi poi file mi serviva per ridurre le dimensioni delle fotografie, per mandarle ai professori, quindi ecco. Per questo ce l'ho. Allora, tra l'altro ha lo sfondo, è quello là con le ciliegie stelle, però più piccoline. Questi sfondi li potete trovare su Polvere di Stelle Collection, su Instagram, sulla nostra pagina ufficiale del brand. Vi raccomando, si chiama Polvere di Stelle Collection. Abbiamo solo una pagina ufficiale per il brand, che è questa qua. E potete trovare tutti gli sfondi in una storia in evidenza. Quindi mi raccomando, andate a vedere. L'ho chiamati wallpaper o sfondi con la storia in evidenza, andate a vedere. Abbiamo poi appunto la cartella foto video, dove abbiamo varie applicazioni, quindi Facetune, che in realtà non uso mai. Poi c'è Prequel, che mi serve per mettere i filtri. In realtà tutte quante mi servono, anche questa qua, tutti per mettere i filtri, effetti sulle fotografie colorate, insomma. Unfold per fare alcuni collage molto carini. Fatemi sapere se volete un video dove vi parlo meglio di queste applicazioni. Quindi Canva mi serve per mettere tipo l'effetto retro. Yuji invece mi serve per scattare proprio le foto con l'effetto retro. E poi abbiamo Story Looks, che si fanno sempre dei fotomontaggi molto carini, quindi abbiamo queste qua. Poi abbiamo giochi. Allora, io ho Mario Kart, che sono bravissima, ve lo giuro, arrivo sempre prima, modestamente, imbattibile. E quindi niente, abbiamo Mario Kart e poi Animal Crossing Pocket Camp. Qua potete trovare le differenze. Allora, io adoro lei, mamma mia quante cose gli do, quante carine. Infatti avevo anche la figure di quel personaggio. Quindi questo qua è Animal Crossing Pocket Camp. E niente, io non entro da un po', ultimamente l'ho un attimo lasciato andare. Anche Mario Bros, perché ultimamente sono sempre in giro, davvero. Ma sarà un po' perché è venuta l'estate, quindi sono un attimo sempre in giro al mare, insomma. Allora, oh, un bonus del giorno, yeah.
In realtà io entro solo per prendere il bonus e poi esco, perché mi dà fastidio per prendere il bonus. E cosa c'è qua? E niente, vedete, qui avete tutto questo coso. Oh, che carino, c'è la nuova collezione da spiaggia. E questo è molto carino. Vabbè, insomma, vedete, questo qua è il mio campeggio. È bellissimo il mio campeggio, modestamente lo adoro. Guardate quanto è carino. E molte persone, per fare il campeggio più bello, trascurano la baita o comunque il camper. Adesso vi faccio vedere che è tutto bello. Perché io sono una fantastica arredatrice nei giochi. Poi quando devo arredare camera mia sono un sacco indecisa. Top! Adesso vi faccio vedere questa qua, la mia baita. Ragazzi, mamma mia, la mia baita, quanto è bello il piano di sopra della mia baita. Dovete proprio guardarlo perché lo amerete, sono sicura che lo amerete tutti. Ok, allora, questo qua è il piano di sotto, dove ci sono queste qui, che mi piace un sacco invitare qua perché sono tutte... Allora, questo è un caffè, un bar. E quindi niente, bellissimo. Adesso faccio vedere il piano di sopra. Mamma mia, ragazzi, il piano di sopra non ho invitato nessuno perché lo devo avere tutto per me. Adesso vi faccio vedere qual è. È proprio, mamma mia, la mia cabina armadio. E sì, ragazzi, anche nel gioco ho una specie di cabina armadio. So che questo è un tavolo, però io l'ho messo come tipo alzino quando ti provi i vestiti. Ho messo anche le luci, tutte alcune delle mie scarpe. Ho messo solamente le cose più carine, perché adesso vi faccio vedere, ho altre cose, tipo questo cappello, ovviamente. Ci sono un sacco di cose che ovviamente non ho messo. Qua ho messo solamente le cose più carine, però io ho tanti tanti vestiti su questo gioco, vedete. E va appunto Toca Life World, dove ci sono questi personaggi che voi potete creare. In realtà non lo uso quasi mai. E niente, quindi questi qua. Poi abbiamo, perché sono sempre su TikTok, yeah! O su Instagram, più che altro Instagram. Poi abbiamo nell'app moda, abbiamo Shane, che ovviamente è l'applicazione di Shane se vuoi ordinare qualcosina ultimamente, però non sto prendendo più niente. Poi abbiamo, anche se mi dovrei prendere qualcosina per una collab, vi farò vedere tutto bene. Allora abbiamo Netflix, poi ci dovrebbe essere Disney Plus, che adesso devo assolutamente riscaricare. Poi abbiamo WhatsApp, che appunto... Chi è che non conosce WhatsApp o Netflix? Abbiamo 21 Buttons. Poi abbiamo Snapchat, YouTube, Instagram, Twitter. Twitter in realtà l'avevo scaricato ma non lo uso mai, e perché non lo so, non sono molto abituata a Twitter. Infatti ho anche l'account privato, però se volete qualche volta vado ad accettare le richieste, anche se a volte mi dimentico. Poi abbiamo Gmail, quindi la mail. E poi non so perché in questa casella un attimo dimenticata c'è TikTok. Ragazzi, video è finito. Spero vi sia piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e seguitemi sui social, come sempre vi lascio giù in info box. Commentate, condividete. Un bacione. Sayonara, sono lontana, non ci arrivo, aiutami. Direi di iniziare con una cosa fantastica, che è una delle mie preferite. Allora, sono queste camicette che adesso vi faccio vedere, che sono in tre colori disponibili. Allora, come vedete, vi arriveranno in uno... Dopo vi faccio vedere anche come vi arriveranno in uno scatolo. Dopo vi faccio vedere tutto per bene. Adesso vi faccio vedere i prodotti. Allora, come vedete, c'è il cartellino polvere di stelle, dove c'è scritto anche il nome del prodotto e la taglia. In questo caso questa è una M. Poi all'interno c'era anche questo cartellino, che vedete scritto polvere di stelle, dove vabbè sarà attaccato questo. Ci saranno tutte le indicazioni per come lavare, dove non si possono lavare i prodotti, i capi, appunto. Leggete qua, c'è anche la taglia, c'è scritto di cosa è fatto il materiale del prodotto. Allora, questa camicetta è quella lì rosa con i quadretti ed è davvero super carina, perché come vedete ha l'elastico, ve la faccio vedere bene di così, ed è fatta così, come vedete è davvero molto carina. Poi ovviamente ho fatto tutte le fotografie sul sito, le potete vedere bene come stanno indosso eccetera. E come vedete sono, è questa camicetta rosa a quadretti, e la stessa camicetta la possiamo trovare in altre due colorazioni, sempre sul sito, come vedete come stanno indossate. Allora abbiamo questa qua in questo caso è una S. Ed è fatta così, come vedete, davvero super super carina, ed è nera, appunto la potete trovare nera. Questa qua è completamente nera, molto semplice, tinta unita. So che sono dei colori che si utilizzano molto, il bianco, il nero, e quindi ho deciso di farla anche bianca. Allora, questa qua è quella bianca, come vedete, ve la faccio vedere.
Questa qua è quella bianca, ovviamente se volete vedere come stanno indosso ve lo metto sempre nel video e poi anche sul sito potrete vedere bene tutte le fotografie. Questa qua è quella bianca ed è un bianco davvero molto bello, che è molto estivo, bellissime, sono tutte e tre molto belle, le adoro.